tiziandroblog.it, un saluto da Ildebrando, da Goffredo ed Andrea alias il Bulgaro. Iniziamo questa 17ª puntata di The Bulgaro Show parlando di videogiochi. Infatti Rockstar Game ha annunciato che il prossimo capitolo di Max Payne, ovvero Max Payne 3, che dopo tante vicissitudini dovrebbe arrivare nel primo trimestre del 2012, ovvero del prossimo anno, e dovrebbe essere accompagnata da una versione mobile HD. Versione mobile che speriamo sia anche per piattaforma Android, visto il grande supporto dei prodotti Tegra 2 per quanto riguarda lo sviluppo di giochi in alta definizione dedicati, e visto il fatto che entro fine anno dovrebbero arrivare i primi tablet quad core, ovvero con processore Nvidia Kalel. Quindi, incrociamo le dita. Avendolo accennato, parliamo proprio di Nvidia Kalel, dato che l'amministratore delegato e presidente di Nvidia è proprio tornato a parlare di questo processore. È stato confermato che i primi tablet che monteranno questo processore arriveranno sul mercato già entro la fine di questo 2011. Si è anche sbilanciato sul fatto che sono già quasi completati e ultimati i lavori per quanto riguarda questo processore per smartphone, però sembra che comunque non verrà presentato niente quad core Nvidia su smartphone prima del 2012. Inoltre, sempre il presidente di Nvidia ha dichiarato che l'azienda ha intenzione di accelerare i tempi di sviluppo per cercare di mantenere la propria leadership sul mercato, dato che negli ultimi tempi sono un po' tornati alla ribalta altri produttori, per esempio Qualcomm con i suoi processori dual core, che adesso stanno arrivando su tanti dispositivi grazie al supporto che Honeycomb 3.2 ha portato verso questo tipo di processore. Ma quale sarà il primo prodotto ad avere questo Nvidia Kalel quad core? Le ultime volte dicevano il successore dell'Asus Transformer, quindi l'Asus Transformers 2, però ancora nulla è stato dichiarato ufficialmente da Nvidia. Continua la guerra dei brevetti, ma questa volta la situazione diciamo che è un po' invertita, dato che non è più Apple a trovarsi in attacco, ma questa volta è lei che si trova a doversi difendere. Infatti, nella metà campo di attacco si trova questa volta HTC che ritrova il supporto di Google per questa, diciamo, per questa battaglia, dato che Big G ha venduto alcuni brevetti al produttore taiwanese per dargli maggiore supporto nello proprio scontro legale con l'azienda americana della mela morsicata. In questo modo riconferma di voler supportare fortemente i propri partner per quanto riguarda il settore mobile e quindi Android. Parliamo ora invece di Samsung che all'IFA di Berlino ha presentato qualcosina di nuovo. Infatti abbiamo visto il nuovo tablet Honeycomb che diciamo, è il successore del primo tablet Samsung, ovvero del Samsung Galaxy Tab, quello originale, e che è il Samsung Galaxy Tab 7.7. Si tratta del primo tablet con display AMOLED Plus, con risoluzione 1280x800 pixel e diciamo con delle caratteristiche abbastanza interessanti. Infatti, oltre al display AMOLED, presenta un processore dual core con clock a ben 1.4 GHz, Honeycomb 3.2 con le customizzazioni della TouchWiz UX di Samsung, e uno spessore di soli 7,89 mm, quindi veramente sottilissimo. Però c'è da dire che c'è un particolare un po' strano per quanto riguarda questo Galaxy Tab 7.7. Infatti, subito dopo la presentazione, tutti diciamo quello che riguardava questo prodotto nello stand Samsung è stato eliminato.
All'inizio c'era qualche dubbio su quale fosse il motivo. Poi si è scoperto che Apple ha bloccato in Germania le vendite anche di questo prodotto. E quindi diciamo che si sta commentando un po' il fatto che questa controversia sta limitando veramente molto la scelta per quanto riguarda i tablet nel paese di lingua tedesca. L'altro prodotto che Samsung ha presentato è diciamo un particolare ibrido. Si chiama Samsung Galaxy Note e si propone come una via di mezzo tra tablet e smartphone. Perché diciamo questo? Diciamo questo perché ha tutte le caratteristiche di uno smartphone, telefona, può mandare messaggi, eccetera. Però ha delle dimensioni che sono un po' eccessive per uno smartphone, ovvero di 5,3 pollici di diagonale per quanto riguarda il display. È quindi qualcosa di abbastanza sostanzioso che, diciamo, come portabilità ne nell'ottica di un telefono. Diciamo, va un po' fuori dai canoni a cui siamo abituati. In ogni caso, questo prodotto propone un processore Exynos da 1,4 GHz dual core, il solito gigabyte di RAM e un display HD da 1280x800 pixel Super AMOLED. Quindi, per il momento, per ciò che riguarda gli smartphone, è il prodotto con la risoluzione del display maggiore. Ovviamente c'è da risottolineare il fatto che non è proprio uno smartphone. Questo prodotto introduce anche un sistema di scrittura con una particolare penna chiamata S Pen che permette di prendere appunti, disegnare e scrivere sul display di questo Galaxy Note. Però possiamo dire una cosa. Per Mi sa che l'abbiamo già visto da qualche parte. ultimo, ritorniamo a parlare di Ice Cream Sandwich 4.0, dato che Eric Schmidt, che è l'attuale presidente del consiglio di amministrazione di Google, ha confermato ufficialmente quello che in realtà sapevamo già attraverso i vari rumor. Infatti, alla Dreamforce Conference di San Francisco ha dichiarato che Google ha un nuovo sistema operativo che è conosciuto come Ice Cream Sandwich e che verrà rilasciato tra ottobre e novembre. Quindi diciamo che è stato confermato finalmente il periodo, ovvero mese di ottobre fino a quello che potrebbe essere il giorno del ringraziamento. E rieccomi qui, direi che per oggi è anche tutto. Questa è la mia ultima puntata nel periodo di vacanze, dato che da lunedì prossimo ricomincio le lezioni in università. Vi lascio quindi con i due soliti avvertimenti. Seguiteci sempre sul sito e Sean Connery è meglio da vecchio che da giovane. Ciao a tutti!